Ma adesso restiamo invece nello spazio Europa, dove noi si trova... Noi volgiamo lo sguardo invece allo sport. Allo qualcosa... sport. Chi c'è per noi? Gianmarco Morroni. Gianmarco, ci sei? Eccoci. Con chi sei, Gianmarco? Allora, sì, in attesa di avere il presidente Tiziano Pesce di WISP, che in questo momento è impegnato proprio nella conferenza di presentazione, come ha detto, è iniziata proprio in questi istanti, poco prima del nostro collegamento, mi ha raggiunto Salvatore Farina, che è responsabile politiche della progettazione di WISP, a cui chiedo subito un pochino il valore, il significato di questa giornata, soprattutto di questo progetto Transport, un progetto nazionale che guarda all'Europa proprio in un contesto di quello nello spazio Europa, che evoca proprio tutto ciò. Ma intanto grazie per la vostra disponibilità, anche se oggi siamo in ritardo, come voi sapete, insomma, ci sono un po' di cose in giro e anche lo sciopero dei treni ha creato qualche piccolo problema per il fatto gravissimo che è successo ieri in Liguria. Niente, noi siamo qua nello spazio Europa a presentare un progetto che dà il titolo Trasporto, è quello che la UISP sta facendo in questi anni parlando di transizione sportiva. Noi crediamo che la transizione non sia solamente quella energetica, ma che anche lo sport, con riconoscimento e costituzione che c'è stato lo scorso anno a settembre, che riconosce il valore sociale dello sport, lo sport va vissuto in maniera diversa. E sotto questo aspetto qua la UISP, tramite un finanziamento del Ministero del Lavoro, dell'ex articolo 72 del DL117, è un progetto che occupa, diciamo così, 18 regioni d'Italia, 24 comitati, andremo a svolgere tutta una serie di azioni. Transport, transizione sportiva, ma cosa significa anche nella pratica transizione sportiva? Beh, la transizione sportiva occupa tantissime cose, penso semplicemente a delle azioni che noi abbiamo dentro questo progetto qua. Stiamo lavorando per esempio per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi, ci sono impianti sportivi come le piscine che sono totalmente energivore, consumano molte energie, ma non basta solamente questo. Stiamo facendo anche un'attività di mobilità sostenibile misurata in 3 impianti sportivi a Reggio Emilia, a Torino e a Schio, dove la gente la invitiamo attraverso un piano predatto da noi, siamo un'associazione, la Sinod di Livorno, metteremo le condizioni perché la gente possa recarsi all'impianto sportivo utilizzando dei mezzi sostenibili, e attraverso un'app misureremo questa mobilità, e alla fine di questi 3 esperienze, questi 3 impianti, misureremo anche il CO2 risparmiato e quanti alberi si sono risparmiati. Useremo un'app e questo, diciamo così, in una parte iniziale servirà con dei premi a stimolare la gente, che poi questa cosa diventa un'abitudine. Quindi anche e soprattutto un'azione pratica delle attività, degli interventi pratici, si parla di sport, ma poi si parla contestualmente anche appunto di sociale, di ambiente, di economia. Certamente, come nel precedente progetto, quello Sport per Tutti, dove abbiamo, diciamo così, fatto un'azione in cui abbiamo, diciamo così, fatto un contest per le idee innovative, abbiamo finanziato 3 progetti, perché lo sport, diciamo così, sta uscendo da quell'ambiente che era solamente ludico, ma sta diventando un fattore che aiuta a cambiare le città. Pensiamo semplicemente agli anziani che fanno i gruppi di cammino, quanta CO2 risparmiamo. Penso semplicemente, come dicevo prima, alla mobilità, ma all'efficientamento energetico. Sono tutte quante azioni che vedono lo sport che sia protagonista di un cambiamento della città. Voglio dire, diciamo noi abbiamo l'ambizione, lo dico, e anche la responsabilità, perché il riconoscimento in Costituzione pone la UISP e l'Associazione dello Sport Sociale davanti a una responsabilità, che è quella che attraverso le politiche sportive si possono cambiare e migliorare le città, ma non solo le città, ma penso semplicemente alle zone delle aree interne dove la solitudine, e ci sono degli spazi che possono essere degli spazi di condivisione, delle azioni con sviluppi che aiutano anche le zone interne ad essere, diciamo così, vissute in maniera diversa. Quindi per l'appunto anche delle azioni sviluppate in tutto lo Stato italiano, in tutti i territori italiani, ma anche attività, quando si parla di sport, fisica, quindi andare anche a valorizzare lo sport in senso stretto. Ma certamente, io penso semplicemente a quelli che possono essere le zone interne d'Italia, a tanti percorsi, voglio dire, di paesi che possono essere utilizzati per poter andare in bicicletta, andare a piedi, voglio dire, io asfalterei le strade e non toglierei le curve per poter andare in bicicletta o a piedi e ritrovare quelle cose che
non abbiamo più. E lo sport è un mezzo sotto questo aspetto qua. Gianmarco, lei, avete domande da studio? Sì, sì. Dottor Farina, io ho una domanda da porle. Sono semplicemente il signor Farina. Signor Farina, Salvatore, andiamo oltre, Salvatore. Guarda, una domanda da porti, perché abbiamo detto sport per tutti e giustamente sottolineavi l'importanza dello sport per i piccoli centri e non solo per le città. Ma l'Italia non ti sembra un po' spaccata a metà? Da Roma in su lo sport ha delle strutture, è adibito in un certo modo, ha delle risorse finanziarie di un tipo, e invece nel meridione, la questione meridionale vede anche, se vogliamo, ancora traguardi da raggiungere. In tal senso, cosa possiamo fare? Ci vuole un maggiore impegno politico, più fondi, per evitare che in base a dove si nasce ci siano delle possibilità diverse nel paese Italia? Guarda, tu hai toccato un tema che la WISP conosce benissimo, perché la WISP ha fatto una ricerca finanziata da Sport e Salute insieme allo SVIMES, no? L'istituto che si occupa delle questioni, dove c'è una diseguaglianza. C'è una diseguaglianza anche negli impianti sportivi. Adesso io i dati in questo momento non te li posso dire, però la stragrande maggioranza degli impianti sportivi, voglio dire, al sud sono privati, e anche questa è una diseguaglianza. Non è un caso che, voglio dire, nelle regioni del sud, penso semplicemente alla Campania, alla Sicilia, anche alla Basilicata, diciamo così, l'inattività, l'obesità giovanile è altissima. Gli impianti ci vogliono, non c'è dubbio, senza dubbio questa diseguaglianza c'è, ma si può anche, voglio dire, poter fare sport attraverso, utilizzando, diciamo così, quella che è la rigenerazione urbana, anche perché, diciamocelo francamente tutti quanti, voglio dire, penso semplicemente ai cortili delle scuole che possono essere riaperti, perché non tutti hanno la possibilità di poter pagarsi la retta, diciamo così, mensile per poter fare sport. Ma penso anche, se io vado a scuola con il pedibus, sto facendo attività sportiva? Sì che la sto facendo. Se io insegno a un anziano a poter andare a piedi ed essere sicura, è probabile che non venga accompagnato dal marito in macchina che aspetta fuori del supermercato, magari in seconda e in terza fila. Credo che anche questa presa di coscienza vada fatta. Chiaramente, come diceva lei, c'è una diseguaglianza degli impianti sportivi su. Questa roba qua va fatta però con la partecipazione della politica attraverso, voglio dire, gli attori dello sport sociale, quei corpi intermedi che si occupano tutti i giorni di attività sportiva, perché oramai lo sport è diventato anche un progetto di salute per moltissime persone. Allora non è un caso che l'OMS, voglio dire, indica nell'attività sportiva un elemento che aiuta all'abbattimento delle morti sulle malattie non trasmissibili, che sono dovute all'utilizzo del fumo, all'alcol e così via. Signor Farina, c'è un messaggio di un'ascoltatrice che non ci firma e ci scrive: sarebbe bello che fin dalla scuola primaria, e lo dico come insegnante, fosse dato più spazio allo sport, in particolare allo sport di squadra. Nella mia scuola portiamo avanti da anni un progetto di mini rugby. Molti dei nostri bambini risolvono conflitti e insicurezze, difficoltà nelle relazioni, conflitti tra pari, imparano a collaborare e tanto altro attraverso questo gioco di squadra. Quindi, Farina, lo sport e la scuola, come stava dicendo lei, siamo ancora un po' indietro rispetto a questo? Beh sì, sicuramente adesso c'è questa novità che ancora è tutta appena a definire per le ultime classi del primo ciclo dell'elementare per fare attività sportiva. Io sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice quando parla di sport di squadra, e ritengo che sia una cosa importante, perché rispetto alla mia generazione, dove, voglio dire, le famiglie erano, penso alla mia, siamo 5 fratelli, adesso sono molti bambini sono figli unici, hanno bisogno anche di un contatto fisico. Lo dico un'esperienza mia a Sassari, quando ero presidente della UCD di Sassari, 20 anni fa, imposi che i bambini facessero il rugby d'estate nei centri estivi, perché dovevano toccarsi, rotolare, bambini che vivevano da soli, massimo in 2. Sono perfettamente d'accordo. Gianmarco. Sì, come ci ha spiegato anche Salvatore, i tempi, ecco, sono anche un po' per lunghi, quindi è in corso in quella conferenza di presentazione, è tutto stato un po' traslato come tempi, quindi non so se riusciremo ad avere il presidente Tiziano Pesce, però ne approfitto anche per chiedere a Salvatore un progetto appunto importante declinato poi nei territori, come ha spiegato anche poco fa Salvatore, facendo l'esempio delle scuole.
l'importanza anche di valorizzare proprio il tema sport, di cui spesso magari si parla meno e spesso un po' sottovalutato. Ecco, in questo caso è un progetto importante che mette al centro lo sport soprattutto sociale, lo sport per tutti. Certo, questa è una cosa importante e lo dimostra anche il fatto che per esempio oggi alla presentazione del nostro progetto abbiamo i nostri partner che sono la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, la Fondazione Nipolis, c'è l'AISME, no? Perché collaboriamo anche con l'AISME, con una società che è l'Infinity Hub che si occupa di efficientamento energetico e la Copneus che si occupa del riciclo di materiale, tutte quante associazioni che contribuiscono tutti quanti con la propria specificità, diciamo così, alla valorizzazione dello sport sociale e a un cambiamento che sia culturale, ecco, diciamocelo francamente. Nello sport sociale, nello sport per tutti, al centro c'è l'uomo, non c'è il risultato, tutto quanto quello che ruota attorno. Questo è evidente che sono due cose completamente diverse. Andrea, se abbiamo ancora due minuti, ci ha raggiunto in questo momento il presidente di WISP, Tiziano Pesce. Prego, ne abbiamo anche più di due, prego. Perfetto, allora ecco, presidente Pesce, innanzitutto ripartiamo dall'evento di poco fa, insomma lei adesso si è proprio staccato dalla conferenza poco fa, di cosa si è discusso finora, ecco, quali sono i punti principali di questo progetto Transport? Sì, intanto grazie dell'attenzione e della disponibilità, siamo appunto live dalla presentazione, dal lancio del progetto Transport, che è un progetto con cui la WISP ha risposto all'avviso 2 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi con la nostra essenza di ente di promozione sportiva, di associazione di promozione sociale. L'obiettivo è quello di mettere in evidenza come lo sport, il nostro sport, la dico così, lo sport sociale, lo sport di base, lo sport come diritto di cittadinanza, possa sostenere e accompagnare i processi di coesione sociale, di rigenerazione, di sviluppo sostenibile, attraverso quella che abbiamo declinato guardando allo sport di matrice europea come transizione sportiva da affiancare alle grandi transizioni che la fase storica che stiamo vivendo ci consegna ogni giorno, ovviamente con una grande attenzione che abbiamo posto sin dal primo momento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e anche al nuovo piano europeo per lo sport per il periodo 2024-2027. Abbiamo avuto oggi con noi il privilegio di avere la Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, che ha delega piena al terzo settore e ha messo in evidenza proprio il valore fondamentale di un progetto che intercetta risorse pubbliche, ma che poi funziona sul territorio come moltiplicatore di azioni di sostenibilità, ovviamente declinata sui tre assi della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica e della sostenibilità sociale. Tra l'altro in un momento storico particolare, sicuramente complesso, difficile, ma anche, come piace dire a me, ricco di opportunità. Uno sport che è sempre di più un progetto di vita delle famiglie, che va oltre l'aspetto o meramente competitivo dell'agonismo di prestazione, oppure come sport del cosiddetto esclusivo tempo libero, ma un progetto di vita che ogni giorno sostiene le famiglie, che sostiene percorsi educativi, processi di emancipazione dei cittadini e delle cittadine di ogni età, e uno sport che è sempre più anche strumento di prevenzione e di promozione della salute. Tanti ingredienti appunto in questa fase storica che viviamo anche nel percorso che ci vede accompagnare le nostre associazioni, le nostre oltre 12.000 associazioni, società sportive dilettantistiche affiliate, enti del terzo settore nel periodo delle riforme, quindi la riforma legislativa del sistema sportivo e la riforma legislativa del terzo settore. Una WISP che dal 48 si batte per i diritti, per l'ambiente e la solidarietà, che ogni anno, anche attraverso le azioni progettuali, queste opportunità si, come dire, ravviva e soprattutto rafforza il proprio impegno e anche il proprio dovere di rappresentanza nei confronti del proprio corpo associativo, ma anche nei confronti dei cittadini, delle cittadine e anche delle istituzioni con cui abbiamo consolidiamo ogni giorno, giorno dopo giorno, un rapporto sempre più proficuo dal livello centrale, ovviamente nel rapporto col governo, con le forze parlamentari, fino al più piccolo dei nostri meravigliosi comuni. In
questo caso, come ha spiegato il Presidente Pesce, uno sport declinato nei territori, nelle comunità anche le più piccole, andando a colpire, insomma, andando a insinuarsi anche nelle comunità più piccole, più lontane anche, se vogliamo, all'interno del territorio nazionale italiano. Come abbiamo ricordato, come spesso dice anche Papa Francesco, i valori dello sport positivi, belli, declinati proprio nella vita di tutti i giorni. Assolutamente, proprio così, un progetto che noi svolgeremo, porteremo avanti in 18 regioni del nostro paese, un progetto che coinvolgerà ben 40 comitati fra comitati regionali e territoriali della UISP, che ovviamente moltiplicherà poi le azioni nei confronti della propria base associativa, nel rapporto con le istituzioni locali. Assolutamente, ecco, uno sport sociale, uno sport come diritto di cittadinanza, uno strumento, se vogliamo, semplice, ma che può, come dire, portare risultati sempre maggiori proprio sulla coesione delle nostre comunità, ovviamente per superare pregiudizi, paure, solitudini che sono sempre più marcate ai giorni nostri, e ovviamente uno sport che, come si diceva, raggiunge veramente tutti, la vera essenza dello sport per tutti, che passa i confini di ogni tipo di pregiudizio, che passa i confini di ogni situazione sociale ed economica. Diciamo lo sport come linguaggio universale, con anche un'attenzione che a volte può sembrare distante, ma invece non lo è, cerchiamo di metterla convintamente in tutte le nostre azioni quotidiane, in un'attenzione alla convivenza tra popoli, all'accoglienza, e ovviamente con uno sguardo sempre rivolto a quei territori anche molto vicini al nostro paese, che continuano ad essere martoriati da guerre e conflitti. Quindi questo è anche il respiro, Gianmarco, europeo e internazionale del progetto. Andrea? Sì, no, abbiamo delle domande anche degli ascoltatori, però chiediamo delle risposte da minuti di recupero al Presidente Pesce. 60 secondi a risposta, non di più, siamo in chiusura. La prima ci sollecita un'ascoltatrice: lo sport di squadra, di divertimento, non agonistico, meno medaglie ai bambini e più valori. Presidente, è vero, perché ciò che lei ha detto siamo tutti d'accordo, tra l'altro... abbiamo sentito anche alcuni riferimenti più o meno espliciti a quanto il Papa dice a proposito di sport, però poi nella realtà vediamo i genitori che colpiscono quell'allenatore o quell'arbitro, i bambini che inveiscono contro l'avversario che viene visto come un nemico. È un problema culturale, è un problema delle famiglie, è un problema di tutti che non si sentono responsabili in tal senso, altrimenti rischiamo di restare alle buone intenzioni. Sì, assolutamente, questo è un tema molto importante, un tema su cui la UISP cerca ogni giorno di lavorare veramente ormai da 76 anni, lo sport come strumento educativo. C'è sicuramente bisogno di accompagnamento delle nostre associazioni, delle società sportive, c'è da lavorare molto sulla formazione dei tecnici, degli educatori, degli allenatori, ma c'è sicuramente da stringere sempre di più un patto educativo tra sport e mondo della scuola. Poi c'è lo sport agonistico di prestazione, che piace a tutti noi, ma è un'altra cosa, lo sport spettacolo, lo sport business. C'è anche un tema sicuramente di finanziamento, restano i 60 secondi per dire, ci sarebbe bisogno anche di un maggior sostegno delle basi associative, quelle che popolano i nostri centri urbani, le periferie, le aree interne, quelle società sportive che ancora molto si basano sul volontariato e che si devono far carico sempre di maggiori costi, pensiamo a tutto il tema dell'impiantistica. C'è sicuramente un grande movimento da accompagnare e sostenere. Presidente, una sollecitazione: la Costituzione, all'interno della Costituzione è entrato il riconoscimento del valore dello sport, che però non è ancora un diritto. Sì, proprio così. Noi siamo molto contenti che il Parlamento all'unanimità, poco più di un anno fa, abbia finalmente, ecco, fatto entrare il riconoscimento del valore sociale, del valore educativo e del valore della promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ha detto bene, non è ancora un diritto, sicuramente un passaggio importante. Bisogna riempire di contenuti e di sostegni quel bellissimo nuovo comma dell'articolo 33.
un'organizzazione come la nostra, che torna a superare il milione di associati dopo il periodo buio della pandemia, che conta sull'intero territorio nazionale oltre 12.000 appunto associazioni e società sportive dilettantisti, che si impegna per questo, lo fa con un'umiltà, senza alcuna autoreferenzialità, nel rapporto con le istituzioni a tutti i livelli e essendo, come dire, sentendo tutta, ecco, la responsabilità di essere una delle più grandi reti associative del nostro paese. C'è tanto sicuramente lavoro da fare, e grazie anche a voi, al mondo della comunicazione, perché c'è bisogno di momenti di riflessione, c'è bisogno di momenti di approfondimento, c'è bisogno di raggiungere tutti i cittadini, le cittadine, anche tutte quelle persone che, ahimè, mettono ancora il nostro paese, diciamo, in vetta alle graduatorie negative della sedentarietà. Grazie dunque al presidente Tiziano Pesce, a Salvatore Farina, Gianmarco Murroni, ci salutiamo qui, grazie a te. Grazie a voi. Ciao Gianmarco.